anche se c'è anche qui questa barba molto plastica, però un po' più taglia come figura. E Le figure anche poco contorsionate proporzionata, sono. Sì, perché le gambe rispetto al busto sono anche se toste. questo è il gonnellino, Sì. questo è il gonnellino, questa è la spada. Però se lei fa la considerazione, la lunghezza del busto rispetto Sì, in a fondo tutto il resto c'è sì, sono un po' una piegate. scompensazione. È interessante questo aspetto, proprio il modo di scavare il marmo in questi affondi, per esempio negli occhi, No, il dorso è molto è enfatico, interessante, sì. Anche l'aspetto della corazza, la corazza che si solleva, sono tutti elementi, le vene delle mani, sono tutti elementi Questo è un ciborio, comunque parla degli Anzalone, quindi è legato alla famiglia Anzalone, questi sono i cibori che si trovano nelle chiese, pure questo cinquecentesco. Un altro motivo tipico, purtroppo danneggiato del mio padre, con la barba proprio tipico, questi sono citato, tutti gli anni 80 del 500, l'Annunciazione che è simile a quella di Montozzoli. E anche qua questo elemento dei manti circolari che sono tipici della Fontana di Orione, per esempio. Proprio tutto questo repertorio di diverso. E poi ci sono queste sono invece 700 e si trovano nella chiesa dei Teatini, però non sappiamo bene dove si trovassero, perché sono anche di autore anonimo. Però sono pure queste, insomma, lo stile, la cultura settecentesca per quanto riguarda la scultura è un po' meno a livello, perché il Settecento è un secolo di crisi per la città di Messina, in effetti. Prima la repressione, poi la peste, prima la repressione della rivolta, insomma, alla fine poi la peste del 41. Quindi, questi sono dei capitelli. Poi non so se le lastre, in questa è la Madonna della Lettera. Sì. Queste pure sono queste cose che si soffermano, io pure li portavo tutte qua. Queste colonne si laterali e poi sopra c'è la Madonna pure, solo che si vede, voi conoscete la parte del sì. Cioè quella, non so se ci avete mai fatto caso che c'è un ovale con la Madonna della Lettera, ecco quello è l'ovale che poi stava in alto, là, insomma al sommo di queste nave, quindi sono la spina di Naldi sono gli autori La spina di Naldi? Di Naldi, sì. Sono i due artisti che hanno realizzato questa opera. Molti turisti sono incuriositi da questo aspetto. Anche perché c'è raccontata tutta la storia di San Paolo, quello che va a sono vestiti un po' in costume guerrestico, una via di mezzo, per esempio là, quando vanno alla Madonna della Lettera, ti portano alla raffigurazione della città di Messina, questa è un'altra cosa che piace molto, perché si vede proprio la palazzata, no? Non c'entra niente ovviamente con la verità dei fatti storici. No, questo è riferibile al 1800, no? Sì, l'800 in generale, non c'è esattamente una data.